Salve, care amiche ed amici che mi seguite in YouTube. Già mezz'ora che dicevo, lo faccio o non lo faccio questo video? Lo faccio o non lo faccio questo video? Lo faccio o non lo faccio? Questo è il problema. Anzi, non lo è più, perché se mi state guardando, il problema l'ho risolto. Lo faccio. Nel senso che ho del tempo a disposizione e bisogna sempre approfittare ogni momento, perché come diceva Nino Manfredi nella pubblicità del caffè, ogni momento è quello giusto, soprattutto se la tazza lo versi nella tazza, perché il caffè che più lo mandi giù e più ti torna su. Chiusa questa parente, come direbbe Sani Gesualdi, apriamone un'altra. Il titolo del video attuale sarà di sicuro le cose dette dopo il terremoto. Io ho letto in rete molti commentari e soprattutto ne ho visti nella tele, ma diciamo che io non guardo Porta a Porta, quindi quello l'ho saputo dalla rete, dai miei amici in Facebook, che già molti mesi che alcuni di loro non si comunicano più con me, anche se hanno formato un gruppo di chat per parlarmi, poi si vede che sono occupati e non mi parlano più. Non dirò chi, perché non ce l'ho con loro, ma mi rispondessero una volta ogni tanto. Ho saputo tutto quello che magari non avrei mai voluto chiedere, perché non mi sarebbe potuto fottere di meno, sulle cose che si sono dette a partire dal sismo nel centro Italia. E quindi ve le voglio commentare, anche se magari pure a voi non ve ne può fottere di meno, ma è così. Innanzitutto mi hanno detto che Bruno Vespa, l'incredibile Bruno Vespa, no, l'incredibile Hulk, abbia detto a Porta a Porta che quella del terremoto è un'occasione, perché la ricostruzione metterà in marcia il prodotto interno lordo, il PIL, lo farà aumentare, e quindi è un'occasione di guadagno per tutti. Certo, magari per tutti meno che i terremotati. Sembra quasi la riedizione del terremoto d'Abruzzo o del 2012, del 2009, di ogni terremoto in Italia. Infatti c'era un articolo in un giornale italiano che diceva nel 1980: in Giappone c'è stato un terremoto della stessa magnitudine che in Irpinia, soltanto che sono morte solo 39 persone e in Irpinia migliaia, o forse decine di migliaia. E poi un gran numero di sfollati in Irpinia nell'80, mentre che nel terremoto del Giappone nell'80 è quasi nessuno sfollato. Perché? Perché in Giappone i lavori li fanno prima, sono preventivi. In Italia si aspetta sempre il disastro, per cui adesso che non ci vengano a raccontare che faranno un piano decennale o di 20 anni per la messa in sicurezza, che poi non si sa se mettere in sicurezza o come lo interpretano, perché ristrutturare, mettere in sicurezza, hanno tante parole tecniche. E già dal terremoto perlomeno dell'Irpinia, se non del Trentino Alto Adige, dal terremoto di Trento di prima, di molti anni, decenni prima, l'Italia non è mai in sicurezza. Quindi magari in Trento hanno avuto più, o in Firenze hanno avuto più fortuna, si sono ricostruiti meglio e magari lì i lavori si sono fatti, però anche lì hanno dovuto aspettare un grande sismo. Invece dal Trentino in poi, Irpinia, nel 2009 Assisi, l'Abruzzo, non si è mai messo in sicurezza prima, si deve mettere in sicurezza dopo, quando i buoi fuggono,
si chiude la stalla e rimane solo il ciucco dentro, cioè il contribuente italiano, lo sfollato o la vittima del sismo, del terremoto. Allora, che diceva Bruno Vespa, che hanno riportato Andretti? Questa è un'occasione per far incrementare le spese nel paese e quindi contribuire al rilancio dell'occupazione, dell'economia. Non è vero. Se noi già da decenni, da più di 50 anni, avessimo messo come hanno fatto in Giappone, che non è che sono migliori perché sono dei marziani, sono scesi dallo spazio, hanno le astronavi o hanno dei raggi per mettere in sicurezza gli edifici. Loro sono degli esseri normali con lo stesso cervello nostro, soltanto che lo sanno usare, soprattutto i politici. Lì si sono resi conto che bisognava spendere, siccome hanno terremoti di 6.1, 6.2, in rete si discuteva se il terremoto del centro Italia di adesso era di 6.0, 6.1, 6.2, minchiate, non fa nessuna differenza. In Giappone di terremoti da 5 a 6.9 ne hanno ogni giorno, e ogni giorno non si sfolla nessuno. Ogni giorno non cade nessun edificio, neanche vecchio, perché è una balla quella che, essendo la maggior parte degli edifici in Italia troppo vecchi, crollano per forza. Se li metti in sicurezza, magari li devi ristrutturare, questo sì, cade un'ala con il tempo, magari la devi buttare giù e ricostruire, perché sono edifici fatti con mattoni di argilla o di terracotta. Ma se li metti in sicurezza, come in Giappone, che hanno tantissimi edifici vecchi, non è che loro li abbattono, li devono abbattere integralmente perché pericolanti, o che il terremoto se li porta tutti interi di un pezzo. Se metti in sicurezza, Italia potrebbe essere come Giappone. Giappone è peggio messa coi terremoti che la nostra penisola. Quindi, non si spende preventivamente, si spende di più. Perché? Perché devi comprare le tende, poi fare le case in legno, poi devi fare edifici precari in materiale per l'inverno. Poi dovrai ricostruire le vere case, il centro storico, cioè ci sono tanti miliardi di euro, dove per commissioni legali tutti magnano, magnano, c'è un mangia mangia, quando la prevenzione negli stessi luoghi sarebbe costata solo milioni, forse decine o centinaia di milioni di euro. Adesso gli stessi luoghi, fra tende, carpe, case in legno prefabbricati in cemento, ricostruire le case, fare dei nuovi centri abitati laddove non si possano ricostruire gli edifici nel centro, costano miliardi di euro tutto questo. Il cibo che si deve dare, il lavoro che si perde, la scuola che si perde, l'università che si perde, la gente che deve essere ridistribuita nel territorio perché i bambini possano andare a scuola, spese sulla sanità, l'istruzione, i trasporti. Si spendono miliardi di euro laddove preventivamente si spendevano milioni. Ma tutto questo non aiuta l'economia, come dice Bruno Vespa. Perché? Perché tutti questi soldi in più che si spendono, che preventivamente si poteva spendere di meno, sarebbero potuti andare a sanare la precarizzazione della scuola, a sanare la precarizzazione delle cliniche, degli ospedali pubblici, a sanare la precarizzazione delle forze dell'ordine, a sanare il lavoro in nero, a dare appoggio non soltanto agli extracomunitari che vengono solo perché sono poveri, che magari è colpa del governo che hanno a casa loro se sono poveri, ed è giusto aiutarli. Io non voglio che si dica che io sono contro gli aiuti al prossimo, come dice Papa Francesco, ma che dei contribuenti italiani che abbiano versato i contributi per 40, 50, 30 anni, si ritrovino disoccupati, sfrattati, con la casa confiscata in mezzo alla strada, senza un'auto dove andare a dormire. Quindi, di che stiamo parlando quando il terremoto dà un'occasione per risanare il paese? Dà un'occasione per ricostruire ai soliti cementaioli, palazzinari, e per vendere tutto l'equipaggiamento che serve
accudire gli sfollati. Quello è il vero negozio, perché ci guadagnano in molti. Adesso le tende costano decine di migliaia di euro ciascuna. Il cibo che si deve ripartire, poi fare le cassette in legno per l'inverno, poi fra un anno faranno degli edifici precari come hanno fatto nel 2009, che se ne vengono a pezzi da soli negli anni. Invece tutto quel denaro potrebbe essere destinato a dare benzina e macchine alle forze dell'ordine, a gerarchizzarli professionalmente, qualificarli. Quindi è una bufala quella che il terremoto dà occasioni. Solo agli sciacalli, a quelli che derubano negli edifici e a quelli che derubano con tutto quello che vi ho detto: tende, cassette in legno prefabbricate da due soldi che gli faranno per affrontare l'inverno negli anni che seguiranno, che non riusciranno a ricostruire entro un anno, come si dice, perché l'hanno già detto nel 2009 e nel 2012. Guarda Irpinia, ancora c'è gente nei container. Ci è costato 2 anni dopo, ci continua a costare 2 miliardi di euro e ancora non si è chiuso il capitolo Irpinia, non per colpa degli abitanti, ma dei politici e della burocrazia sterile che abbiamo. Quindi la prima bugia che è circolata nei media ufficiali è che la ricostruzione serve a riavviare il paese. Se è come che ti dicono: va bene, t'hanno rubato l'auto, però questo ti serve a riavviare la tua economia. Non è vero, perché i soldi che ti è costato nuovo l'auto, magari 10.000 euro, li avresti potuto spendere nel mandare tuo figlio all'università, nel rifare il lavoro in casa. Magari ti si è rotto la conduttura dell'acqua in casa, non la puoi riparare, o la puoi riparare dovendo rompere mezza casa, mezze mattonelle, maioliche, e non ti puoi comprare l'auto. Quindi se ti rubano la macchina o se ti occupano la palazzina, non è che ti aiutano a riavviare l'economia perché spendi più soldi. Non riavvii nulla, va in bancarotta. E così questo terremoto non è un'occasione per partire con l'economia, è un'occasione per essere più indebitati. Perché chi si indebita è lo Stato per accudire i bisogni dei rifugiati. Siamo tutti noi con le tasse. Se ci fosse stata prevenzione, i soldi della prevenzione erano meno che li vanno a prendere dalle tasse. Tutto il resto che l'Europa gli dava per fare dei lavori nel territorio, nelle varie province, non li hanno mai spesi, andava per fare dei cantieri non solo di prevenzione al terremoto, ma anche per valorizzare il territorio, per dare lavoro alla gente, per eccetera eccetera. Quindi chiudo qua, mi sembra di essere stato troppo chiaro. Poi un'altra cosa, che la gente legge sempre di meno, e questo è aneddotico, perché è circolata la critica a una foto fatta a Renzi che neanche ce l'aveva il cellulare, né sotto la cravatta né sopra la cravatta, però tutti si sono messi a dire: e faceva finta di farsi il segno della croce, ma c'aveva il cellulare sotto la cravatta. Vabbè che a Matteo Renzi lo odiano in molti. Vabbè che si fa odiare per quello che non fa, per quello che non dice. Non come il Papa, che dice troppo sugli sfollati internazionali, che giustamente bisogna aiutare, ma non è andato a vedere i terremotati da vicino. Fino adesso non l'ho visto andare nelle zone del terremoto. Vabbè che Bruno Vespa si fa odiare per quello che dice, come ha detto che il terremoto è una grande occasione, invece Matteo Renzi si fa odiare a volte per quello che non dice e per quello che non fa, incluso quando il cellulare non ce l'ha al momento, perché ce l'ha sempre. Però questo è che gli italiani ormai credono a qualsiasi cosa vedono, a tal punto che credono pure a qualsiasi cosa non riescono a vedere, con tal di credere. E quindi, come dire, questa era la seconda cosa che ho visto nel web circa il terremoto. Poi la terza mi sembra che l'ho già enunciata prima, cioè che il Papa, io dicevo che questo video sarà dedicato alle cose che si dicono sul terremoto. Il Papa non ha detto niente sul terremoto, quindi anche non dire una forma di dire. Perché non ha detto nessuno, perché non è andato nelle zone dei rifugiati? Io non sono credente, quindi anche se fossi cattolico,
perché mi hanno battezzato alla nascita, mi hanno bagnato la testa, non so che rappresenta, però non sono mai stato né credente né praticante. Del resto non ho né la comunione né l'Eucaristia né nulla del genere, né la cresima, queste cose qua. Però dico, se nel centro Italia ci sono dei cattolici, è obbligo suo andare nel luogo e stare fra di loro, perché quando si tratta di andare in mezzo ai rifugiati internazionali lui è sempre presente e dà dei soldi, e con la faccenda del terremoto per il momento si è stato assente. Magari si ravveda, magari vadi lì a stare in mezzo alla gente. Perché veramente a volte per omissione si pecca, non soltanto per dire o fare qualcosa, ma anche per non dire e per non fare. E sarebbe triste che per sbadataggine si abbiano degli argomenti contro di lui, che vuole rinnovare la Chiesa, la corruzione nella Chiesa. Speriamo che gli vada bene. Per il momento non mi sembra che abbia fatto grandi cambiamenti. Poi, che altro si può dire? Beh, ci sono sempre state le co solite cose che si sono dette sulle armi di distruzione di massa, che abbiano scagliato un attacco sismico e queste cose qua. Però, ripeto, Giappone è meglio organizzato non perché è un mondo a parte, ma perché loro sono intelligenti e sanno che se preventivamente tu spendi 1 milione di euro, salvi molte vite in un borgo e spendi poco. Invece, a parte la ricostruzione in sé, che è molto lucrativa per chi ci mette le mani, ma si spende molto più denaro dell'erario, che noi non abbiamo, perché non si può far quadrare il bilancio con le disgrazie che già abbiamo, di disoccupazione e tutto il resto. Vedi lo sversamento di petrolio a Genova per bonificare quell'area, quanti milioni di euro che le petroliere non daranno nulla perché non guadagnano quello. Ma dicevo, con tutte le sciagure che abbiamo, ci manca adesso spendere in carpe, in tende, in zaini, in sacco a pelo, in mangiare, in cassette di prima di legno e poi di muratura, in bigliette a schiera. Tutto quello deve essere momentaneo, precario. Quando il Papa per omissione non dice che i rifugiati stanno in hotel a 5 o motel a 5 stelle, che gli pagano l'assicurazione sul bollo della il bollo dell'auto, che gli danno l'auto, che gli danno il cellulare. Agli italiani no. Se uno è italiano, perde lavoro ai 40 anni, che ha dato contributi, magari non può più pagare le bollette, non più pagare nulla e va in mezzo alla strada. Invece un extracomunitario non va in mezzo alla strada. Lui c'è già e va in un hotel a 5 stelle. Poi un'altra cosa che hanno, un'altra cosa che si è detto, e con questo chiudo per oggi perché non mi viene più in mente nulla e non ne sono fatto una scaletta, ma se dovessi mettere insieme tutte le cose che si sono dette sul terremoto, è che lo Stato benignamente non farà pagare i servizi ai danneficati. E certo, non hanno più nulla a che pagare, né telefono, né luce, né acqua, né gas. Però c'è un'altra cosa: ma sarà vero che non gli fanno pagare nulla o non gli fanno pagare solo il consumo, che poi ti ritrovano nella bolletta che devono pagare il fisso? Perché, come voi sapete, nel servizio di elettricità che usufruiamo c'è da pagare il consumo, ma anche una quota fissa al mese, un minimo, no? Nell'erogazione di acqua che riceviamo c'è da pagare un consumo, ma anche un minimo. E nel telefono pure tu paghi un minimo, che si pagano i costi che hanno fra strutture, infrastrutture, e per poterti dare il servizio, la manutenzione. Quindi ogni bolletta c'è un costo di manutenzione dell'acqua, dell'elettricità, della luce, del telefono e del gas.
È possibile che non gli facciano pagare il consumo perché non consumano nulla, ma bisogna vedere se dopo questo clamoroso annuncio che non pagheranno le bollette, quello che intendono è che non pagano il consumo. Magari, siccome il terremoto è arrivato a metà mese, non pagano il consumo di quel mese, ma nei mesi a venire, anche se staranno nelle tende e nelle cassette di legno, continueranno a pagare il costo fisso per ogni servizio di mantenimento. Quindi dopo 2 o 3 anni ritorneranno a casa, riceveranno nel loro domicilio ricostruito il costo fisso del servizio di mantenimento dei servizi. Cioè, bisogna vedere se gli tolgono integralmente le bollette o se gli faranno pagare quello che in ogni bolletta è il costo minimo, il servizio, l'addizionale, le tasse. Perché, per esempio, a me mi arriva una bolletta di luce di 70-120 euro. Vai a vedere, il 50%, se non più, sono tasse e servizi addizionali. Quindi, se a me mi dicono, come terremotato, non paghi più la bolletta, che intendono? Che non la pago più per completo, oppure che non pago quello che ho consumato fino a metà mese e invece continuo a pagare nelle bollette che vendranno il costo minimo, cioè le tasse e i servizi addizionali? Perché se così, è una delle bugie che ha raccontato Matteo Renzi, che ha detto che dava a tutti 80 euro e poi li ha detratti dalla busta paga e dalla pensione con gli interessi arretrati. Adesso dice che non si pagheranno le bollette, ma quello che intende forse è che la bolletta non si pagherà per quello che si è consumato fino al disastro, cioè se è arrivato il disastro il 31 non paghi il mese, ma si continueranno a pagare nei mesi a venire i costi fissi sulle bollette, tasse e addizionali. Se così è un grande inganno. Andate a informarvi per poter fare una class action. Perché secondo me intendeva proprio che non voleva aggravare i terremotati di quello che avevano consumato, ma le bollette gli continueranno ad arrivare ai vecchi domicili, anche se distrutti, rasi a zero e poi spazzati dagli sgombri, gli arriveranno ad arrivare a quelle persone le bollette con il costo fisso di mantenimento, cioè le tasse, le imposte e le addizionali, che sono il 50% delle bollette. Quindi se tu spendi 200 euro di gas, in realtà ne stai spendendo quasi 100 in addizionali e quote fisse. Andate ad informarvi e collettivamente fra i damnificati del terremoto fate una class action o una denuncia collettiva per vedere di bloccare le addizionali sulle bollette, altrimenti vi continueranno ad arrivare tasse su servizi che non utilizzate. E con questo è davvero tutto. Spero di aver detto le cose più importanti che si sono dette o che non si sono dette da dopo il terremoto, sul terremoto. Vi ringrazio di seguirmi così in tanti. Arrivederci e grazie. Qui il vostro Sant'Enciana ancora una volta al vostro servizio. Mi raccomando, sono disoccupato. Condividete i miei video, mettete mi piace e commentateli. Io faccio del mio meglio per compartire quanto di buono ho con tutte e tutti voi, come ho sempre fatto da quasi gli ultimi 4 anni. A febbraio, il 7 febbraio del 2017, il mio canale compirà 4 anni precisi. Ci rivedremo per un video commemorativo, ma nel frattempo ne avrò fatti altri, perché stiamo domani è settembre, domani è 1° settembre, quindi mancano ancora ottobre, novembre, mancano ancora 3 mesi. Ciao ciao. Cari amiche ed amici, faccio questa breve parentesi
Perché mi sono scordato, il vostro amico Santenchan c'ha dei lapsus di memoria. E allora mi sto filmando con il mio Samsung Galaxy Young 5360 perché per caricare video nel computer ho dovuto spegnere il Nokia Asha 302. La perla che voglio aggiungere è stata quella di una giornalista, forse più brillante ed astuta di Bruno Vespa, che ai terremotati andava chiedendo, dopo il disastro, dopo che avevano perso tutto, dopo che avevano perso il lavoro di tutta una vita, dopo che piangevano tirati al suolo disperati che se non li ha uccisi il terremoto li uccideva il disgusto. Immaginatevi, no? Ci vuole poca fantasia per avere empatia, per avere compassione di quella gente, per provare la stessa passione di loro, no? E questa giornalista che andava chiedendo? Ah, senta signore, mi può dire cosa prova? Cosa le ha provocato questo terremoto? Ma c'è bisogno di chiederlo. Scema, fessa, io non mi ricordo come si chiama. Comunque non lo direi neanche, perché ricordatevi, si dice del peccato, non del peccatore. Il peccatore porterà le stigmate e la croce per tutta la vita. Quindi non voglio nominare la giornalista, che peraltro l'ho letto in rete perché io di solito la Rai non la guardo, a parte Piero Angela. Però i programmi di intrattenimento sciacalli, che sono più sciacalli di quelli che vanno a depredare le case, o più sciacalli e carogne di quelli che ci mangiano con la ricostruzione invece di mettere in prevenzione, sono i sciacalli giornalisti che vanno facendo queste domande. Ah, ma lei cosa prova adesso? Non vedi che l'altro sta piangendo? Te lo deve spiegare cosa prova. Ma che sei, un marziano, un rettiliano che vieni da un universo parallelo o sconosciuto? Al di là di un abisso di tempo e di spazio, come raccontava Lovecraft, no? Che hai proprio un'altra chimica nell'organismo. Vieni da un mondo dove i sentimenti sono diversi, che se ti pianti un chiodo in un dito non piangi, ma ti metti a ridere. Allora, mi sono scordato di dirvi fra le cose che si sono dette, le domande stupide e cretine di quella giornalista che andava fra i terremotati. E che magari in buona fede, proprio perché cretina, non perché malintenzionata, domandava: Ah, lei ci può dire cosa crede, cosa pensa di quello che gli è successo, cosa sta sentendo? Ma non li vedi buttati fra le macerie e le rovine, piangendo, che non sanno se sotto la loro casa i loro cari sono vivi o morti o stanno agonizzando, e non sanno che sarà della loro vita, come cantavano? Che sarà della mia vita, che sarà. Poi ha cantato anche ci sarà. Non so se prima ha cantato che sarà e poi ci sarà o prima ci sarà e poi che sarà. Perché se ha cantato prima che sarà della mia vita e poi ci sarà nella mia vita è diventato ottimista. Se invece prima ha cantato ci sarà nella mia vita e poi che sarà nella mia vita o della mia vita, evidentemente aveva capito che cos'era l'Italia. È diventato pessimista, soprattutto quando si guardano certe giornaliste, uno diventa pessimista. Quindi questa era la perla che volevo aggiungere alle altre perle di cui ho parlato prima, quella che incorona la corona, diciamo. Allora, grazie di nuovo, adesso lo introdurrò nel video a casaccio, a cazzo di cane. Ma era questo, la giornalista che andava chiedendo, fra le cose che si sono dette, lei cosa prova, lei cosa sente? Ma che cazzo? Che vuoi che senta? Che pensi o che provi? Ma c'è bisogno di essere scemi per domandarlo, ma scemi forti. Arrivederci e adesso poi continuate a guardare il resto del video che assemblo le varie parti. Ciao.